Allora, beh, innanzitutto a me piace molto confrontarmi effettivamente con persone che sono anche di altri pareri, di altre posizioni, perché ritengo proprio che la verità in quanto tale, la verità sia polifonica, cioè venga fuori proprio dal confronto. La verità di Cristo è come un diamante, dalle mille sfaccettature, in cui ciascuno può far risplendere qualche sfaccettatura che magari io non ho mai colto, e il dialogo aiuta sempre. Il dialogo non vuol dire perdere la propria identità, non vuol dire rinunciare alla propria identità, alla propria fede, andando verso il compromesso. Perché? Noi cristiani siamo consapevoli che la verità ha un nome, Gesù Cristo. L'autenticità dell'essere umano ha in Cristo il suo vertice. Ecce homo, ecco l'uomo, dice Pilato, mostrando Cristo flagellato, incoronato di spine, e l'Evangelista Giovanni fa dell'ironia sul sarcasmo di Pilato. Davvero tu stai dicendo, mentre lo prendi in giro, stai dicendo la verità più sacrosanta, ecco l'uomo. E allora ogni via verso l'autenticamente umano non può che portarci a Gesù Cristo. Quindi non bisogna, a mio avviso, aver paura di confrontarci anche con persone o non cristiane o non credenti. Anzi direi, nel cuore di ciascuno di noi, in questo palazzo, in questo castello interiore, diceva Santa Teresa d'Avila, spesso qualche stanza è affittata da un non credente che ha il nostro stesso nome. E allora confrontarci con un non credente esterno a noi ci aiuta poi, con calma, a ragionare col non credente che c'è in noi, che è il più difficile da stanare. E allora questa immagine di Nietzsche come Paolo disangelista fa affiorare quella tentazione subdola che poi emerge ancora una volta nei momenti di sofferenza, che ci fa dire: ma guarda quello lì, vive in mezzo ai peccati, perché dopo andiamo giù belli taglienti sui giudizi verso gli altri, e la vita gli va bene. Io che vivo tanti sacrifici per Gesù, mi capitano queste disgrazie. E ci sarebbe da chiedersi con Nietzsche: ma che visione hai del tuo seguire Gesù? Quando dici che ti sacrifichi per Lui, cosa significa? Significa che seguire Cristo per te vuol dire essere un mezzo uomo, una mezza donna? Allora ha ragione Nietzsche. Ma Gesù non si è espresso mai in questi termini. Chi mi segue avrà il centuplo quaggiù, in termini di vera umanità. Ecco, confrontarci con gli atei seri, non con quelli banali, che pure si incontrano, e non dobbiamo disprezzarli, ma va bene, lasciano il tempo che trovano, ma con gli atei seri, non so, Jean-Paul Sartre per certi versi, Albert Camus più ancora, Dostoevsky credente che fa parlare il non credente che c'è in lui attraverso Ivan Karamazov, nei fratelli Karamazov, e così via, no? Heidegger. Confrontarci con queste persone ci aiuta ultimamente a stanare quel non credente che è in noi e a rinnegarlo. Chi mi vuol seguire, diceva Gesù, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quel rinnegare noi stessi non vuol dire rinnegare il nostro io, la nostra persona bella rinata con Cristo, ma a dire di no al non credente che ogni volta da capo viene ad affittare il nostro castello interiore. E partendo da questa prospettiva, allora è bello quanto dicevi a riguardo della morte di Cristo, con quell'urlo sulle labbra riconosciuto dal Vangelo di Marco e di Matteo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ancora una volta, di fronte a quest'urlo, la non fede, la debolezza di fede assume l'atteggiamento di difesa,
È paradossale questo, ma almeno a me è capitato, forse è capitato anche a voi. Ci viene quasi da difendere Gesù, no? Da dire, ma no, lui non poteva essere così. Lui era il figlio di Dio, non poteva cedere a un urlo così di disperazione, no? E ci verrebbe da difendere, e dopo prendiamo una via alternativa al Vangelo, diciamo, ma se si è comportato così non è perché lui proprio era un vero uomo e quindi soffriva realmente, no, l'ha fatto per noi, per darci un buon esempio nei momenti in cui saremo noi sulla croce, e così abbiamo appiattito tutto del Vangelo. Gesù vero Dio e vero uomo, e quindi in quel momento sulla croce, stando alla testimonianza di Marco e di Matteo, Gesù vede che si era creato intorno a lui l'atmosfera della trasfigurazione del battesimo. Vi ricordate nella trasfigurazione? Ecco il mio figlio, il prediletto, che è la stessa frase che Gesù aveva sentito interiormente nel battesimo. Tu sei il mio figlio, il prediletto, in te mi sono compiaciuto. Così nella trasfigurazione davanti a Pietro, Giacomo, Giovanni, in un momento di crisi, quando i discepoli stavano per andarsene, no? Tanti se n'erano andati, Gesù che chiede, ma volete andarvene anche voi? Subito interviene Pietro, no Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. 7 giorni dopo, 8 giorni dopo, avviene il fatto della trasfigurazione. E lì si crea un clima simile a quello della passione, cioè la nube. E però dalla nube una voce, e Gesù che risplende, un sintomo, quasi una scintilla di risurrezione anticipata nel tempo della crisi dei discepoli, ma appunto una nube, una voce. E Gesù sulla croce, probabilmente, stando alla descrizione di Marco, di Matteo, degli altri Vangeli, si fece buio su tutta la terra, attendeva quella voce. Con quella voce, per lui, vero uomo, sarebbe stato più semplice, non dico forse meno doloroso fisicamente, ma interiormente sarebbe stato più semplice affrontare la croce. Tutti mi hanno rinnegato, ma almeno Dio si è fatto sentire, ecco, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. E invece non arriva questa voce, arriverà dopo, non dal cielo ma dalla terra. Il centurione, davvero quest'uomo era il figlio di Dio? Ma Gesù era già andato, era già passato da questo mondo al Padre. Allora si capisce questo urlo, lui che chissà quante volte fin da bambino recitava i salmi a memoria, come ogni ebreo, no? Ogni ebreo credente, in quel momento ha trovato in questo salmo il suo punto di riferimento per affidarsi a Dio. Questo salmo, andate a rileggerlo, che inizia proprio con queste parole tremende, Dio mio, perché mi hai abbandonato, che sembravano a Gesù proprio rispecchiare il suo sentimento, fatti vivo, fatti sentire, ti voglio più vicino. Però dopo quel salmo va avanti, ed ecco che il salmista ricorda quello che gli era capitato. Non sappiamo dire il vero cosa, ma anche lui aveva rischiato la vita, tanti gli erano andati contro, stavano per ucciderlo, ma Dio, il Dio della vita, era intervenuto. Ecco il grido di Gesù, che cita quel salmo proprio per giungere alla proclamazione del Dio della vita. Fai tu, io non, umanamente parlando, non so cosa capiterà adesso. Fino adesso ho portato il regno di Dio sulla faccia della terra. Ultimamente qual è il suo annuncio? Il regno di Dio è qui. Qui vuol dire in lui. Cioè, la salvezza di Dio è in me. Chi incontra me inizia a camminare verso il vero Dio. Anche tu che sei paralitico, anche tu che sei cieco, anche tu che sei lebbroso, non sei castigato da Dio. Puoi incontrare Dio come? Attraverso di me che ti tocco.
Anche tu che sei peccatore, Zaccheo, la salvezza è entrata in casa tua. E perché è entrata in casa sua la salvezza, cioè il regno di Dio? Perché c'è entrato Gesù. Fino a quel momento Gesù aveva vissuto portando il regno. Ma cosa sarebbe capitato nella storia una volta che veniva ucciso lui? Questo è il dramma di Gesù in croce. Se il regno di Dio lo sto portando io nella storia, cosa avverrà se io vengo ucciso? E non è che viene ucciso uno dei tanti profeti, viene ucciso il figlio, cioè colui che rivelava il vero volto di Dio. Però se rimango in croce, se scendo rinnego del tutto il regno. Cioè se scendo faccio apparire il volto di Dio castigatore di Giovanni Battista e degli antichi profeti. Il Dio con la scure alla mano. Tu non credi? Via dalla storia. Se scendo rinnego Dio, se rimango in croce, come fa a venire il regno senza di me? Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, dice Luca, fa dire meglio Luca a Gesù. In Matteo e in Marco c'è questo salmo dove si inizia così ed esprime questo sentimento di Cristo, vero uomo, che vorrebbe sentire Dio più vicino, sentire quella voce per la terza volta e non la sente. E nonostante tutto, fai tu. Tu sei il Dio della vita. Poi l'asfissia stronca questo grido nella gola di Gesù. Non riuscendo a far leva più sulle ginocchia, sulle gambe, chissà quante ne aveva prese, Gesù si lascia andare e non ce la fa a continuare il salmo. Ma quello è ciò che voleva dire. Quindi una preghiera ultimamente di affidamento in un momento di tragicità suprema, perché Gesù si trovava in un vicolo cieco.